Oggi abbiamo una Smart, che pensiamo che sia una delle vetture più piccole per girare in città, e sicuramente oggi è una delle più piccole, anche se pensate che la Smart era leggermente più lunga rispetto alla Fiat 500, che però era a 4 posti. Ma c'erano dei canoni di sicurezza che erano sicuramente differenti. Ma andiamo indietro nel tempo e troviamo in Italia la ISO, la Isetta. La Isetta era più o meno come questa, ma anche se questa era la concorrente. Dalla Isetta prende il progetto anche BMW, che costruisce anche lei una vettura simile. Era una vettura che doveva essere usata in città, molto economica. Questa è una Trojan, ovvero nasce da un progetto Henkel, dal tedesco, e viene venduto il progetto in Inghilterra alla Trojan. Trojan la costruisce, pensate, la cilindrata è 200 cm cubi. La differenza rispetto all'Isetta, anche se sono molto simili, è che il manubrio della Isetta, nel momento in cui si apriva lo sportello, che lo sportello si apre anteriormente, come potete ben vedere, per poter entrare in auto. Il volante, dicevo, della Isetta rimaneva attaccato direttamente al portellone anteriore, mentre invece qua rimane fisso all'interno. Vettura interessante, se pensiamo oggi di aver costruito delle macchine molto piccole, diamo un occhio al passato, ma ribadisco, i canoni di sicurezza erano sicuramente differenti rispetto a quelli di oggi.